Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho iniziato questo vlog con la tosse. In pratica qualche settimana fa ero ammalata, avevo una tosse assurda e avevo l'influenza. Mi è andata via la tosse, però non del tutto. Continuo ad avere alcune volte, c'è tipo pezzi di, lo so che questo è TMI, però pezzi di catarro. Disgusting. Dopo avervi spiegato questa cosa che sicuramente non vi interessa, sto uscendo, sono più o meno le 5:30, 5:40, una cosa del genere, e sto andando a ritirare l'aspirapolvere nuova. Prima cosa che volevo farvi notare è il fatto che in pratica sono passate le 5 e c'è ancora luce fuori, quindi vuol dire che è arrivando la primavera, cosa stupenda, cosa di cui non vedevo l'ora. E niente, sto andando a ritirare l'aspirapolvere da sola. In pratica settimana scorsa ho deciso di comprarne una nuova per la casa, per far pulizia, perché quella che avevamo prima non funziona più di tanto e qui a Londra c'è tanta polvere, devo dire la verità, soprattutto adesso che sta arrivando la primavera è tutto un po' un casino. Non l'ho fatta inviare a casa perché solitamente a casa non c'è mai nessuno durante la settimana e quindi ho preferito prendere l'opzione di andarla a ritirare. E niente, quindi adesso stiamo andando a fare questa cosa, chiudono alle 8, quindi ho ancora tanto tempo, spero non ci sia troppo traffico perché non è vicinissimo a casa, però yeah. Ah, un'altra cosa che volevo dire è che sono senza giacca, ragazzi. Secondo me la primavera sta arrivando, anche se la mattina presto fa freddo, però di pomeriggio non si sta male. Io non vedo l'ora dell'estate, devo dire la verità, perché ci sono un sacco di cose che voglio fare, un sacco di outfits che mi voglio mettere, cose del genere, quindi non vedo l'ora. Tra l'altro, in realtà oggi sarei dovuta andare ad un appuntamento, ma la cosa è stata annullata all'ultimo momento. Quindi questo è il motivo per cui sono truccata, perché in realtà mi stavo già preparando oggi perché volevo girare un video durante la mattinata e ho detto vabbè, colgo l'occasione per mettermi il make up così sono già pronta per stasera. Però è stata annullata la cosa, quindi niente appuntamento, stasera si sta a casa però con l'aspirapolvere nuova. Sono appena arrivata, una cosa che devo fare in pratica dopo la situazione Covid. Hanno questo sistema dove devi dire che sei arrivata al negozio, quindi adesso farò quella cosa velocemente così non mi fanno troppe domande una volta che entro. Mi serve la carta che ho usato per pagare. Sono cambiati i tempi, se prima si poteva entrare e prendere direttamente l'ordine, adesso bisogna fare tutti questi procedimenti. Dopo aver fatto tutto quel procedimento lì sul telefono, mi è stato detto che in pratica non avevo bisogno di farlo e che avrei potuto ritirare l'ordine direttamente alla cassa. Quindi diciamo che Currys, you're confusing people. E niente, adesso sto pensando di ritornare a casa perché non ho nient'altro da fare, non devo andare a comprare niente al supermercato. Quindi questo vlog sarà sicuramente boring, non so i prossimi giorni che cosa farò, però vi terrò aggiornati. È sabato pomeriggio, sono più o meno le 3:30 e sto uscendo perché sto andando verso la Lidl a comprare due cose. In pratica
ho iniziato ad andare in palestra e quindi voglio comprare delle cose da mangiare abbastanza sane, giusto per tenermi in forma. Stamattina non sono andata in palestra, ma ho fatto gli esercizi a casa, cosa che mi sta aiutando, perché a me sinceramente allenarmi piace tanto. E come avete visto in un video precedente, ho perso parecchi chili. Sto cercando di riprendere un po' la mia routine. E niente, adesso stiamo andando alla Lidl. Non ci sono molte persone in giro, stranamente. Non fa freschino, quindi vuol dire che sta arrivando la primavera, e quindi sono felice di questa cosa. Stavo andando a guardare il film nuovo di Michael B. Jordan che si chiama Creed 3. Come prima cosa siamo venuti all'Asda per comprare una carta, dato che domani è la festa della mamma qui in Inghilterra. Abbiamo trovato le ultime carte, dato che erano sold out dappertutto, gli ultimi biglietti, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo correndo verso il cinema, perché inizia il film tra un minuto. Siamo in ritardo, stiamo correndo verso il cinema. Dal cinema ed è stato un film stupendo. Quanto, che voto gli dai da 0 a 10? Era un 7. È un po' violento, però se non vi piacciono cose tipo boxing e cose del genere, non guardatelo, perché è abbastanza violento, però a me è piaciuto, quindi ve lo consiglio. E niente, adesso stiamo andando a casa e si va a dormire. Buongiorno, fa un po' caldo oggi, ci sono 14 gradi, sono senza giacca ma sto morendo di caldo. Scusate la mia faccia, ma ho tipo un breakout, non so che cosa sta succedendo. Forse è il fatto che vado in palestra, in pratica faccio il mio workout con il make up su, e quindi ho tutti questi brufoli che mi sono spuntati da non so dove. Comunque è una mattinata nuova. Sono appena andata al Costa a prendermi una cioccolata calda. Questo qui è la versione Kit Kat, in pratica è Hot Chocolate Kit Kat Edition, e ti danno un piccolo Kit Kat con la cioccolata. È buona, ci sta, ve la consiglio. 4 sterline però per quello piccolo, quindi non è cheap. E niente, sto andando dal dottore stamattina, sono in ritardo e quindi ci dobbiamo muovere. È un controllo, un check up, dato che non vado da un sacco di tempo, quindi ho pensato di portarvi con me. Molto probabilmente andremo a comprare delle cose, perché devo cucinare jollof rice stasera, e poi torneremo a casa per un po' di relax. Comunque, ufficialmente è arrivata la primavera, c'è il sole ma continua a piovere. Non so esattamente che cosa stia succedendo per le strade qua in Inghilterra. Provo. E niente, per questo appuntamento, come ho detto, devo fare un check up, ma devo fare pure gli esami del sangue. Di solito non mi trovano mai le vene e quindi è sempre un problema, però speriamo in bene oggi. Sono uscita dal dottore e è stato un appuntamento di circa mezz'ora, niente di che, però diciamo che mi ha fatto salire sulla bilancia, ragazzi,
cosa che cerco solitamente di evitare. E in pratica ho messo su qualche chilo e mi ha detto che devo smaltire un pochettino questi chili, quindi molto probabilmente mi vedrete andare in palestra in questi prossimi giorni, perché devo smaltire assolutissimamente questi chili. Mi ha detto di non mettermi troppe pressioni, ma di continuare ad andare avanti e di continuare ad allenarmi il più possibile, però senza troppe pressioni. E niente, adesso sto andando verso la macchina, però prima devo andare a comprare gli ingredienti per fare jollof rice, e quindi andiamo insieme. Mi sono appena ricordata che in pratica vorrei comprare una matita per gli occhi e un correttore, e quindi vado a prendere anche quelle due cose. Sono in traffico, sta piovendo come non so che cosa, non so che cosa sta succedendo, siamo partiti col sole, adesso c'è questa tempesta assurda. E niente, sto tornando a casa. Una volta che torno a casa poi ho un appuntamento con la mia psicologa, quindi molto probabilmente chiuderò il vlog qui. Sono andata alla Lidl a fare un po' la spesa, ho comprato le cose per fare jollof rice. Non vi faccio vedere mentre faccio jollof rice perché c'è già un video, ve lo lascio qui sopra se volete sapere come si fa questo piatto africano. E niente, spero vi sia piaciuto questo video, mi dispiace se non è stato molto entertaining, però spero vi sia piaciuto lo stesso e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Un bacione, ciao ciao.